scusate. È molto emozionato, il candidato sindaco del gruppo è il momento, Gianni Zen, chiamato a correre assieme a loro per la poltrona di primo cittadino di Bassano. Nessun simbolo di partito, nessun colore, ma solo la voglia di lavorare per la città. Credo che abbiamo tutti bisogno di pensiero positivo e sarà anche per noi una campagna con uno stile in positivo, niente attacchi alle persone, alle liste, ma cercando di andare nel concreto nel rispetto di tutti. Insegnante per anni preside del liceo Brocchi, poi direttore dell'istituto Graziani, sempre vicino al mondo giovanile, volto molto conosciuto in città, in realtà il nome di Zen era già stato fatto negli ultimi mesi, affiancandolo a uno o l'altro movimento o partito, e proprio su questo intende precisare. Io non ero stato coinvolto, sono stato un po' usato. Poi è arrivata questa cosa che mi ha sorpreso e mi ha toccato dentro e non potevo rispondere di no. Credo sia un atto di correttezza per i nostri ragazzi. I ragazzi e le ragazze di È il Momento esprimono il loro entusiasmo, il loro fermento nell'iniziare a operare per il bene della città e della comunità. Si parte dall'ascolto sia delle forze politiche, sia dei quartieri, delle persone. Ascoltare davvero quelli che sono i bisogni per poi portare una politica sana, una politica che sia aperta ma che poi parta dai temi. E questo è proprio il nostro obiettivo. Perché la scelta è caduta su Gianni Zen? La scelta è caduta su Gianni Zen perché Gianni, in vari momenti di ascolto, ha saputo essere e dirsi parte di quello che era il nostro progetto. Lui semplicemente ha detto: io sono al servizio e io voglio lavorare insieme a voi. E infatti proprio Zen ha voluto sottolineare che il lavoro a fianco del gruppo È il Momento verrà portato avanti al di là dell'esito delle prossime amministrative. L'ho pensata per me stesso come una forma di restituzione. Del bene che ho ricevuto mi piacerebbe anche restituirlo perché altri riprendano la strada secondo quelle che saranno le loro capacità, potenzialità, eccetera.